Ciao a tutti, come va? Spero vada tutto bene. Oggi voglio farvi un video che mi avete richiesto su Instagram, cioè haul di Notino. Mi è arrivato un ordine di Notino l'altro giorno e ho ordinato 6 profumi arabi e quindi volevo parlarvene. Ho notato solamente quando mi sono arrivati che sono tutti quanti del brand Lattafa. È uno dei miei marchi preferiti di profumeria araba e ho veramente tanti dei loro profumi e mi piacciono tutti, quindi non l'ho fatto apposta, sinceramente, me ne sono accorta quando sono arrivati che sono tutti Lattafa. Ho ordinato in realtà anche altre cose su Notino, ma non sono profumi, quindi non voglio rompervi e farvele vedere. Oggi volevo parlare solamente dei profumi. Iniziamo dai primi due che sono della stessa linea, cioè i due Yara. Sapete che fino a qualche mese fa avevo anche Yara Classico, non mi ricordo se aveva un altro nome. No, appena guardato è solamente Yara, quello rosa, però l'ho venduto perché mi piaceva, ma notavo che per me non andava quel tipo di profumo, nel senso che mi piacciono i frutti rossi, però quando è soltanto fragola. Non so, mi sembra sempre un profumo forse troppo giovanile per i miei gusti e quindi alla fine non l'avevo mai messo, cioè l'avevo indossato veramente 2 volte, quindi l'ho venduto. Però mi intrigavano tantissimo le altre due versioni di Yara. La prima è Yara Moi, Yara Moi, non lo so, credo che sia Moi, però non sono sicura. E l'altra, anche questa qui non so pronunciarla, è Yara Tous, non lo so, perdonatemi. Comunque appunto le due versioni, quella bianca e quella arancione. Cominciamo da quella bianca e queste sono boccette veramente bruttissime secondo me, purtroppo. La Taffa ogni tanto fa boccette bellissime, ma tante volte sono proprio brutte, per carità. Costano 20 euro, non mi aspetto di avere boccette di cristallo, assolutamente no, però cioè, sono veramente pezzi di plastica un po' buttati là, ecco. Per carità, stare qui a dire che sono boccette belle, a mio parere no, però magari ad alcuni di voi possono piacere, ma ecco, sono proprio blocchi di plastica, cioè vabbè. Comunque, questo che è il bianco credo che sia il mio preferito fino ad adesso della collezione Yara, perché questo è un legnoso dolce con tanto patchouli. Qui, infatti, abbiamo in apertura pesca e gelsomino, in centro ambra e caramello in base a patchouli e sandalo. Quindi è un profumo legnoso, dolce. Si sente un po' questa parte tra gelsomino e pesca che ci dà un po' di dolcezza in apertura, un po' questa sensazione fruttata, un po' fiorita. Non mi ha ricordato in realtà nessun profumo in particolare da dire è un esatto dupe di qualcosa, mentre spesso la Taffa, tende a fare anche tanti doppioni. Questo devo dire che sì, mi ha ricordato alcuni profumi, ma non da dire che sia un dupe preciso di qualche profumo, perlomeno che ho provato io, non lo so, magari lo è, ma tra quelli che ho provato io non trovo una corrispondenza esatta. È comunque un profumo molto buono, lo trovo anche bello intenso. C'è da dire che con tutti i profumi arabi, mi raccomando, se capita anche a voi che li sentite tanto delicati, dategli qualche settimana barra qualche mese. Ho notato che a seconda poi di quando anche vengono prodotti, ovviamente imbottigliati, la maggior parte dei profumi, ma soprattutto i profumi arabi, hanno bisogno di mesi o settimane per maturare bene e aumentare anche la durata e migliorare proprio anche a livello olfattivo. Ho proprio notato che spesso e volentieri sembrano quasi anche profumi diversi, più passa il tempo e più si intensificano. Quindi, se avete avuto anche voi magari esperienze con profumi arabi che duravano poco e in realtà tante persone dicevano che duravano tantissimo, metteteli da parte e aspettate che magari nel tempo potrebbero cambiare. Questo comunque, come vi dicevo, è un profumo buono, non da dire mi ha fatto perdere la testa, oh mio Dio, dovete correre e acquistarlo. No, direi che nel video di oggi ce ne sono che mi sono piaciuti di più, però comunque secondo me è oggettivamente buono e se amate note come caramello, pesca, patchouli, profumi legnosi, intensi, vanigliati, potete provare Yara Moi. Procediamo con l'altro Yara, Yara Tous, non lo so, se lo sapete ovviamente fatemelo sapere nei commenti, e questo ha questo colore proprio del gelato solero, e io da una vita che vorrei un profumo proprio che sappia di solero, di quel gelato lì buonissimo, questo un po' ci si avvicina, non è identico, in questo profumo in realtà mi aspettavo di sentire molto di più la nota del mango, in realtà lo percepisco come un profumo fruttato tropicale un velo più generico, ecco, non particolarmente mango e basta, sento diversa frutta tropicale. Infatti c'è oltre al mango anche il cocco e il frutto della passione, mentre poi scendiamo con note molto molto cremose di gelsomino, eliotropio, fiori d'arancio, vaniglia e cashmiran. È un profumo infatti assolutamente cremoso e molto dolce e fruttato, infatti a me ha ricordato un gelato ai frutti tropicali, quindi potrebbe essere un gelato con all'interno appunto frutto della passione, cocco, ananas, mango. Ci potrebbe essere anche qualcosa di più succoso, tipo la guava. Non lo so, mi dà proprio l'idea della cremosità, vanigliata e dolce e lattonica del gelato.
ma comunque anche un sacco di frutta tropicale. Come vi dicevo, però, non lo ritengo un profumo che sa di mango e basta, ecco, è un tropicale vanigliato. Mi ha ricordato altri profumi già sentiti, un po' mi ha ricordato Alien Goddess, Fame di Paco Rabanne, Holidays di Mansera, ecco, tutti questi profumi vanigliati tropicali con anche una base di muschio bianco. È comunque oggettivamente molto buono, molto carino. Preferisco questi due decisamente di più rispetto al Yara classico, che per me quella fragola era un po' troppo, appunto, come vi dicevo, troppo femminile, troppo giovanile per i miei gusti. Invece qui apprezzo questa parte fruttata, però che è decisamente più tropicale. Purtroppo non so ancora dirvi le durate, le proiezioni, perché mi sono veramente arrivati 2 giorni fa, quindi ho fatto tempo a spruzzarle su carta, ma devo ancora provarle su pelle. Procediamo con una novità, la Taffa, e questa veramente me l'avete chiesto in tantissimi. Questo è Teriyak, ed è diventato famoso più che altro perché il naso dietro questa fragranza è Quentin Bish, che è uno dei nasi profumieri più famosi e che ha fatto veramente tantissimi profumi super famosi, super virali e tra i più venduti. La confezione è molto carina, è questo rosa antico, si apre così, vediamo se riesco, l'altro giorno ci ho messo tipo un quarto d'ora a tirarlo fuori da qua, e poi la confezione dentro è fatta così, ora non so quanto riuscite bene a vedere perché flasha un pochino. La boccetta è molto carina secondo me, per carità, c'ha sempre un po' questa impronta leggermente araba, quindi sopra abbiamo questo serpente che gira un po' tutto intorno al tappo, però a parte il serpente il resto della boccetta in realtà è anche molto carina ed è appunto questo rosa cipria, rosa antico, veramente bello. Questo profumo è stato immediatamente paragonato alla Belle di Jean-Paul Gaultier ed oggettivamente ci trovo una somiglianza, ma non lo definirei un dupe esatto, potrebbe essere un flanker. Si sente di sicuro questa parte fruttata caramellata che ricorda molto il mix di pera e caramello che si sente in La Belle. Qui però non abbiamo la pera, bensì l'albicocca. In più in questo profumo io sento tantissimo la parte del caramello, del cuoio, della vaniglia e del miele e anche ovviamente la base un po' più legnosa, la parte dei fiori bianchi e anche la mandorla amara che c'è in apertura. Infatti questa nota è leggermente sì amara, è molto particolare, puntolata dalla mandorla, che anziché smorzare la dolcezza di tutto questo popò di caramello, miele e vaniglia, secondo me lo esalta ancora di più. Non so perché, pensate a quando nei dolci mettete quel pizzico di sale per esaltare la dolcezza. Ecco, qui non so come mai questa parte di mandorla amara che io sento non smorza la parte più dolce invece della fragranza, la rende quasi ancora più dolce, ancora più caramellata. È una bomba dolce. È veramente zuccherina, io ci sento anche del patchouli, non ho neanche guardato se c'è, non credo, io ci sento del patchouli, ci sento il vetiver, il cuoio, ma non è una fragranza cuoiata, almeno secondo me, la definisco più che altro una fruttata dolce, dove comunque si sente una parte di cuoio, ma non è la nota protagonista, sente la vaniglia, il miele, il caramello, l'albicocca, questa parte di peperosa in apertura un po' più pungente, è uno dei profumi più intensi nel video di oggi, perché questo profumo solo spruzzato sulla carta l'ho sentito ore e ore dopo, mentre magari gli altri un po' dopo un po' andavano via, questo invece è super persistente secondo me, bastano veramente pochi spruzzi, anche perché, come con La Belle, anch'io lì faccio pochi spruzzi perché purtroppo tende a darmi mal di testa dopo un po' che ce l'ho su, mi piace molto, ma ecco, lo ritengo un po' pesante. Stessa cosa infatti anche questo. Se vi piace La Belle, vi dico di sicuro andate quasi ad occhi chiusi che vi piacerà anche questo, però ecco, io non lo ritengo un dupe al 100%. Direi che di sicuro ci somiglia, potrebbe essere un flanker di La Belle, più magari, sì, fruttato, più con note di albicocca, un po' di mandorla e di miele, però assolutamente somiglia alla Belle. Anche il prossimo è una super novità di La Taffa e anche questo mi avete chiesto di parlarne. Questo è Ajouad Pink to Pink. Io non ho voluto provare Ajouad classico, credo che si pronunci così, anche qui fatemi sapere, perché viene paragonato e so che è un dupe di Roses Vanille di Mansera, Intense Café di Montal, quindi non mi interessa sinceramente l'ennesimo profumo che ricorda quelli. Però devo dire che sono rimasta scioccata da questo profumo in positivo per l'originalità. Mi ha stupita anche e soprattutto perché io leggendo Pink to Pink e sapendo cos'è il classico Ajouad ho detto vabbè sarà l'ennesimo profumo bello, femminile, fiorito, fruttatino,
Assolutamente no, nel senso è bello femminile fruttato, ma è totalmente inaspettato. Non pensate di prendere questo profumo e trovarvi appunto un altro Ajouad molto portabile, molto facile. Questo è molto particolare e sono sicura che a tante persone non piacerà perché in questo profumo si sente veramente tanto la parte dell'oud e del cuoio. La confezione è veramente, veramente carina e anche la boccetta all'interno che si presenta così. Eccolo qua. È veramente molto molto carina e questo è veramente un profumo molto originale che però se amate i cuoiati e i fruttati dovete provarlo. A me questo profumo ha ricordato molto il nuovo Oud Maracuja di Maison Crivelli, quindi ha questo stile di questa base cuoiata oud un po' animalica però poi con queste note iper fruttate tropicali. Infatti si sentono tantissimo le note fruttate, soprattutto il pompelmo, ma anche questa dolcezza iper succosa e acquatica della guava e del lici. Mamma mia, questo è un profumo fenomenale. È molto originale, per quanto comunque somiglia a quello di Crivelli, che però comunque non è un profumo piacione né un profumo commerciale. È, vi giuro, è un profumo iper succoso. Mi fa venire l'acquolina in bocca. Io odio il pompelmo, in realtà, non a livello di profumo, ma soprattutto a livello di gusto. Non riesco a bere il succo di pompelmo, non riesco a mangiare il pompelmo, proprio mi disgusta. Non so perché, sarà questa parte un po' più amara che ha. Però invece spesso sui profumi mi piace, perché appunto ci dà questa parte più acidula. E qui veramente miscelato al lici e alla guava, che sono tutti e tre frutti molto acquosi, molto aciduli, ma allo stesso tempo belli dolci. È un mix fantastico. Comunque si sente però tantissimo la parte di cuoio, quindi deve assolutamente piacervi. È un profumo molto pungente, quindi non è il classico profumo soffice, morbido, cremoso, facile da apprezzare, dolce, che piace a tutti. Assolutamente no. Questo è un profumo con gli spigoli, non so bene come definirlo. È un profumo pungente, è intenso, è una sberla in faccia praticamente. È super forte oltretutto. Anche questo come teriyaki l'ho trovato estremamente intenso e forte. Anche qui mi raccomando pochi spruzzi, ma qui veramente se amate profumi del genere, se amate la parte estremamente acidula e che vi fa quasi venire l'acquolina in bocca, che si sente anche con i lici del Delina, dell'Angel Nova, dell'Hibiscus Mahajad, può essere che vi piaccia questo, se ovviamente apprezzate una bella parte cuoiata. È un cuoiato tropicale agrumato, leggermente anche quasi animalico, perché anche se non è segnata, io ci sento una parte di oud. È veramente pazzesco, è super originale, ve lo consiglio tanto. Passiamo al prossimo che non so pronunciare, quindi vi lascerò ovviamente in sovraimpressione la scritta e anche qui vi faccio vedere, comunque è un profumo al muschio, eccolo qua. E la boccetta io la ritengo veramente veramente sfiziosa ed è fatta così, veramente molto bella, dà proprio l'idea di un profumo muschiato, un po' quasi anche principesco. E questo mi è piaciuto tantissimo, per quanto purtroppo non abbia ovviamente, per adesso perlomeno, persistenza, scia, proiezione, no, tende ad essere molto vicino alla pelle. L'ho indossato il primo giorno che mi è arrivato e l'ho sentito per, penso, 3-4 ore, ma poi basta. Però è un profumo buonissimo perché mi ha ricordato un sacco l'ammorbidente coccolino o comunque un altro ammorbidente al muschio bianco. Non so perché c'è questa parte dolce che veramente lo rende estremamente piacevole e sento quasi una parte leggermente lattonica perché non mi ha ricordato un profumo magari di detergente, quindi detersivo per i capi, ma più che altro un ammorbidente, quindi che è un po' più soffice, un po' più morbido, un po' più dolce. Qui abbiamo delle note fruttate in apertura, fiori bianchi e vaniglia in asciugatura e anche muschio bianco che per quanto non è segnato c'è di sicuro. Ed è veramente un profumo super piacevole, confortevole. Ricorda quasi appunto l'odore di un ammorbidente a muschio bianco, come potrebbe ricordare il profumo di una crema corpo, o di un bagno doccia, qualcosa del genere. Quindi proprio leggermente lattonico, pulito, dolce, ma comunque bello, cremoso e soffice. Non è quel tipico profumo di pulito che è pungente, che è freddo, fresco, che sa quasi di aldeidi, di sapone. No, non è quel tipo di pulito, è piuttosto un pulito più soft, da pigiamino appena lavato e appena passato in asciugatrice col profumo dell'ammorbidente, da crema corpo, da balsamo per capelli, qualcosa del genere. Quindi anche proprio la consistenza quasi di un gel, di una crema, di un balsamo, l'ho trovato veramente, veramente piacevole. Femminile, ma in realtà secondo me lo può indossare anche un uomo e è proprio
effetto seconda pelle, è soffice, è buono, sa di buono, veramente non so bene come meglio spiegarlo, sa di buono. Io dubito che esista una persona al mondo a cui non piace questo profumo perché è il tipico profumo appunto di una morbidente o di capi puliti, senza cadere appunto sulle note più fastidiose del sapone. Ve lo consiglio tanto, soprattutto perché io penso di averlo trovato intorno tipo ai 15-16 euro e la boccetta poi è super carina anche magari da tenere in esposizione. Io ve lo consiglio tanto, se amate i profumi puliti, ma appunto non volete un profumo che sappia di sapone, provate questo. Ultimo, ma non per importanza, questo è al Nasama, non so, di nuovo, perdonatemi, ma questi nomi io non riesco mai a pronunciarli, purtroppo. Eccolo qui, la confezione è molto strana, in realtà, veramente particolare, fatta così. E dopo, quando l'aprite, il profumo si presenta così. Cioè, le confezioni sono sempre pazzesche, queste di Lattafa. Questa è la boccetta più brutta, secondo me, nel video di oggi. È veramente... a parte che vista così sembra tipo un bagno doccia, una crema corpo messa al contrario, quindi messa con la testina lì in giù per fare in modo che la crema scenda, non lo so. E in più, cioè, momento ASMR, è proprio un blocco di plastica a livello degli Yara. Io infatti penso che lo terrò così. Visto così mi ricorda un profumo di Michael Kors, non so che profumo è, ma mi dà un'idea di averlo visto già, un profumo simile a questo. Ma la confezione sopra è appunto fatta così, ma ecco, non è proprio la confezione più bella che ho mai visto. Ecco, eccolo qui. Comunque non importa perché l'importante è quello che c'è dentro. Anche questo profumo mi è piaciuto molto, è molto particolare, ricorda Paragon di Inizio Parfum, non è identico, perlomeno a ricordo non mi sembra identico, però devo ammettere che essendo che mi è arrivato da 2 giorni devo ancora provarlo side by side con Paragon, quindi lo proverò prossimamente, ho un sample di Paragon e li proverò magari uno su un braccio, uno sull'altro per sentire effettivamente le differenze uno a fianco all'altro, ma per ora non l'ho provato, comunque me lo ricorda. Magari non da dire che è un dupe perfetto, ma comunque lo ricorda molto. Si sente molto questa parte fruttata dolce della prugna, si sente il bergamotto, il pepe rosa e una parte più aromatica di salvia e pepe in apertura. E poi invece in base abbiamo patchouli, ambra e pelle. Questo è un profumo veramente particolare che come Paragon non so come faccia, ma rilassa. È proprio un profumo che ricorda quasi l'odore che potrebbe avere un unguento, non lo so, quelli per fare magari massaggi rilassanti, non so perché mi dà questa idea, è un profumo quasi che io associo all'idea di centro benessere, di spa, però devo ammettere che evolve molto come profumo, infatti non vedo l'ora di provarlo meglio, purtroppo mi dispiace ma volevo farvi questo video ma ancora non li ho provati tutti, perché per adesso questo non l'ho provato su pelle. Purtroppo mi sembra di capire che è molto leggero come profumo, quindi gli darò di sicuro del tempo, qualche settimana o qualche mese per maturare, vediamo poi se migliora la persistenza. Però per quello che vale, sembra veramente buono. È un legnoso, fruttato, leggermente aromatico, molto cremoso, molto caldo, avvolgente. Come vi dicevo, mi può ricordare appunto il profumo che si può sentire in una spa dove abbiamo magari degli unguenti, degli oli, dei sali, cose simili, non so perché. Risulta veramente un profumo fruttato, morbido, caldo, si sente questa parte di prugna. Quindi se vi piace questa nota, provatelo, ve lo consiglio perché appunto costa poco. Vi farò sapere effettivamente nel tempo se questi profumi li terrò, se mi piacciono o meno, ve ne parlerò di sicuro anche su Instagram. Ma anche qui, nel caso seguitemi su Vinted, lo trovate nel box informazioni, che magari prima o poi ve li beccate in vendita, perché appunto sapete che a me piace comprare, ma comprare al buio, quindi dopo c'è sempre il rischio che poi non mi piacciono più. Comunque, è un profumo che oggettivamente mi sta piacendo, devo ancora capirlo, devo ancora comprendere se effettivamente fa per me o meno, però per ora vi devo dire che ricorda Paragon, lo trovo un po' più fruttato, un po' più facile, più dolce rispetto a Paragon, che invece era un po' più legnoso, però... Carino, a parte la boccetta, carino. Bene, questi erano i 6 profumi di cui volevo parlarvi oggi, di Lattafa Arabi acquistati su Notino. Fatemi sapere cosa ne pensate, se li conoscevate già e quali sono i vostri profumi arabi che non posso perdermi. Noi ci vediamo prestissimo, vi mando un mega bacio come al solito e buona giornata. Ciao ciao!